Arianna Aprile, ben trovata. Buongiorno a Marco Bentivogli, buongiorno a Luigi Scordamaglia, che ieri è stato, no, domenica è stato da, sì, tra l'altro ieri, da Salvini, e tra breve andrà da Di Maio. Ieri il Premier Conte ha incontrato i sindacati. In Italia è iniziato una nuova fase, cioè è tornata di moda la concertazione, sono andati da Salvini prima che da Di Maio. Di Maio ieri ha detto i fatti si fanno al MISE. Bentivogli, voglio sentire il suo parere. Ma per adesso ci sono incontri molto parziali, si sono incontrati solo gli imprenditori e sulla scorta di una ribellione che c'è un po' al nord per una legge di bilancio che non pensa assolutamente allo sviluppo. Addirittura taglia alcune poche cose buone fatte in precedenza e non ne aggiunge di altri. Ecco, ieri c'è stato l'incontro con il Presidente del Consiglio, si è garantita continuità di confronto con CGIL, CISL e UIL. Ecco, bisogna vedere se in realtà sarà produttivo questo confronto, e per cui sicuramente è un primo passo buono, ma va del tutto verificato. Quello che invece accade in Francia è tutt'altro, secondo me. Cioè, noi dimentichiamo che ogni anno c'è un movimento, piuttosto è tipico del movimentismo francese questo ribellismo e questa modalità molto dura delle azioni di lotta, che spesso però è inversamente proporzionale ai risultati. Ricordiamo che ogni anno c'è qualcuno in Italia che dice facciamo come in Francia. Questo è il primo anno in cui non si dice, non c'è nessuno che dice facciamo esattamente come si fa in Francia. È un po' singolare questa cosa. E la cosa brutta è... Ma chi è... dovrebbe fare come si fa in Francia? Non ho capito. Beh, ogni anno, se leggiamo i giornali dello scorso anno per il blocco dei carburanti, dei trasporti, delle centrali, l'opposizione che c'era l'altro anno diceva facciamo come in Francia. Quest'anno nessuno dice facciamo come in Francia. Ecco, c'è un tema di fondo che riguarda spesso la distinzione tra quanto sono dure le lotte e quanti sono i risultati che si portano a casa. Vedere che dentro quegli scontri di piazza ci fosse Forza Nuova italiana fa capire... Sì, c'era anche Potere al Popolo però, sì, sì. Cioè, c'era un po' di tutto, quelli... no, lì a Parigi... C'è un pezzo di turismo movimentista che riguarda un po' trasversalmente la politica, però vedere i 600 account russi che sostengono i gilet gialli, insomma c'è una situazione piuttosto non chiara. Allora adesso Macron, differentemente dai suoi predecessori, cede alla piazza con alcune cose. Io non so se siano elementi utili a calmare, a placare, a raccogliere quel tipo di stanze, perché i problemi delle disuguaglianze sono molto più profondi, non riguardano semplici cose che sulla manovra puoi ritoccare. Allora, e darti, ripartiamo dal dato della manovra. C'è una diseguaglianza sociale anche in questo paese che va curata non con assistenzialismo, e oggi saremo da Di Maio a dire come insieme pubblico e privato possono trasformare per esempio uno strumento come il reddito di cittadinanza non in assistenzialismo ma di ponte verso la domanda e offerta di lavoro che oggi non riusciamo a incontrare. Continuo a citare il fatto che noi settore alimentare abbiamo bisogno in 5 anni di 45.000 tecnici specializzati che non troviamo. Quindi, secondo me, l'apertura alle agenzie private, il fatto che si cominci a parlare di soldi anche alle imprese per fare formazione, sono tutti segnali importanti che vanno verso, da un lato, cercare di curare la disuguaglianza sociale e dall'altro capire che senza impresa, industria e produzione industriale questo paese non evolve. Bene. La nostra disponibilità al dialogo c'è e cercheremo in tutti i modi di evitare la procedura di infrazione. Questo è un impegno che ci siamo presi, però questo non deve significare rinunciare a quelli che sono le due, diciamo così, due elementi simboli della manovra. Questo... No, ogni giorno c'è un giornalista, c'è qualcuno che si inventa qualcosa, c'è sempre qualcuno... Sempre contro i giornalisti. No, non giornalisti, non tutti. Però è importante, non questo, tutti, per no. Lei esclude che ci siano penalizzazioni. No, non c'è nessuna penalizzazione. Certo che se uno va 5 anni prima in pensione non può pretendere di avere quei soldi di quei contributi che non ha versato. Non ci sono penalizzazioni. Quota 100 senza 62 e 38. Poi se uno va, zero, ovviamente, non ci sono penalizzazioni. E non c'è una temporanea. Perché si diceva anche che ognuno oggi si diverte a tirar fuori i numeri. Ma si diverte. Dico perché solo, non dite se, come sono le cose. Se prima abbiamo previsto qualsiasi di più. Si diverte perché Tria va a star zitto in commissione. Se Tria andasse in commissione in audizione e dicesse come stanno le cose, nessuno si divertirebbe. Tanto adesso c'è la manovra al Senato, arriverà il max emendamento, ci saranno tutti i decimali giusti, ci sarà l'accordo con la Commissione europea. Voglio dire che non è una congiura nei vostri confronti. Sarete contenti. Se ci
fosse nero su bianco nessuno potrebbe interpretare in modo diverso. Se si parla di cambiamento, bisognerà vedere qualcosa di scritto per giudicarlo. Certo, questo è vero, però è anche naturale che sia, che nel momento in cui ci sono delle trattative aperte, non so, prima sentivo dire che abbiamo comunque gli industriali che vogliono andare a parlare con Di Maio e fare in modo che una parte di questo reddito comunque non si trasformi in un qualcosa di assistenziale, ma invece di un sostegno all'impresa per formare dei lavoratori di cui l'impresa ha bisogno. Capite che prima bisogna trovare di dialogare e trovare l'accordo, poi nella manovra scriveremo, sarà scritto nella manovra, sarà scritto nei decreti collegati alla manovra, ma arriva, cioè io capisco che c'è un po' di nervosismo e un po' di rabbia, allora, perché facciamo le cose solito, per il popolo e per le imprese. Di solito il lavoro in cui si ascoltano le parti sociali si fa precedentemente il DEF. Precedentemente il DEF si ascoltano le imprese, si ascolta il sindacato, poi ogni governo è libero di decidere quello. C'è un'interlocuzione aperta. Il problema è che siamo già passati da un ramo del Parlamento. La questione fondamentale è capire se nel maxi emendamento al Senato ci saranno tutte queste cose. Certo, gli incontri per stringersi la mano sono atti di cortesia e cordialità, ma non c'entrano nulla, allora, con il confronto. No, poi c'è un altro problema. C'è anche questo dato, che questa tarantella di cambio di numeri, di prospettiva, di tempi, è costata qualche miliardo. Questo è un dato che forse non andrebbe tralasciato. Ora, che cosa c'è che preoccupa, oltre le misure in sé? È il fatto che se voi non avete ancora chiaro che cosa volete fare, quando arriverete a fare i collegati, non avrete il contenuto da mettere in quei collegati. Se quei soldi che vengono tolti dalla manovra rispetto a poter fare altre cose non vengono spesi rapidamente, noi abbiamo addirittura un effetto anticiclico della manovra, perché sostanzialmente tu togli i soldi, diciamo, che prelevi da altri interventi che puoi fare, abbiamo visto che ci sono stati dei tagli significativi, ma non li metti in circolo, per cui se voi il collegato lo fate a fine anno su quota 100 e sulla questione del reddito di cittadinanza, voi potete peggiorare ulteriormente la situazione economica. Siamo noi il dramma di questo paese. Si tratta di assumersi delle responsabilità. Noi ci assumiamo delle responsabilità. Intanto in Italia non sta succedendo quello che sta succedendo in Francia, del Macron tanto osannato da una parte politica per tanti coltello anni. Coltello nella piaga. Poveri, il Macron, il simbolo dell'Europa. Ecco, il simbolo sapete perché non succede in Italia quello che sta succedendo? Perché Macron è al 2,8 come deficit e con le misure che adesso dovrà fare rischia di andare al 3,2 a proposito dell'inflazione. Ma Macron in questo caso noi può essere un vostro alleato. Noi invece siamo bravini, teniamo tutto. Bisogna guardare lo stock di debito pubblico francese. Sì, ma bisogna vedere anche quello privato. Non è che i numeri si fa una lotteria da sagra paesana. Ascolti. Cioè, almeno rispettiamo, perché questo balletto è costato alle famiglie sempre più di 100 miliardi. Allora ascolti, avete proposto un emendamento al 79 bis che azzera il piano industriale di FCA. Cioè, capite bene che Fiat vuole investire 5 miliardi in Italia grazie all'emendamento che avete proposto voi. Quel piano rischia di diventare carta straccia. Stiamo parlando ma l'emendamento l'ecotassa parla. Assolutamente. Ci arriveremo dopo, abbiamo un servizio a Pomigliano. Questo è merito, dai, non è che non passiamo. Ci parla di Macron. No, li affrontiamo tutti, che mi ho semplicemente detto. Non siate, ci arriviamo dopo comunque anche sull'ecotassa, così capiamo. No, se oggi abbiamo un paese nel quale non ci sono tensioni sociali, e lo dobbiamo anche perché le misure del governo stanno andando nella direzione, da una parte sicuramente del popolo, che è quello che abbiamo promesso in campagna elettorale, e dall'altra rivolto alle imprese. Perché si è abolita la povertà, bene. Non abbiamo cancellato le misure, anzi le abbiamo quasi riconfermato completamente il pacchetto Industria 4.0, perché è quasi confermato completamente. Sta lavorando per sistemare anche l'ultima parte. La capienza è metà questo per è quello, adesso, è quello, è quello su cui si sta. Però non mi interrompa sempre, io sono educato. Capisce? A casa mia l'educazione viene prima di tutto. Sì. Io ascolto gli altri, sento se devo incassare, incasso, e gli altri facciano. Però diciamo numeri corretti, sul piano c'è metà delle risorse attualmente. Insiste, mi perdoni. Aspetti, stiamo lavorando in questa direzione. Vabbè, allora, dall'altra parte abbiamo misure importanti per Italia. Le pensioni. Abbiamo la misura comunque per il sostegno al reddito, che vogliamo trasformare, come abbiamo detto, in un aiuto all'impresa. Quindi ieri avete visto Salvini, domenica avete visto Salvini. Che cosa vi ha detto? Ha solo ascoltato o vi ha detto qualcosa sulle misure della manovra?
Allora, ha preso atto ovviamente delle nostre richieste, ma ripeto, abbiamo condiviso un principio che è fondamentale: le manovre non si fanno e non si modificano per compiacere Bruxelles. Paese. Ma allora, Scordamaglia, sta vedendo come vanno le aste dei BTP. Il reddito di cittadinanza. Stanno scappando dall'Italia gli investitori. Le sto dicendo che il reddito in Francia, si parla della Francia, la benzina costa meno che in Italia. Si sono vinte le elezioni dicendo che al primo Consiglio dei Ministri Salvini ha detto che cancellava. Sostanzialmente la benzina è aumentata. È chiaro, noi abbiamo in chiesto che le misure vengano fatte per far crescere con la produzione il paese. Il reddito di cittadinanza è un classico esempio. No, però io sto siamo facendo una domanda. Lunghi, ma io faccio il sindacalista, non sono schierato politicamente. Ma neanche io dico, assolutamente. Devono essere come le aziende sembra, no? A gestire i soldi della formazione. Facevo anche con gli altri governi queste cose. Siccome avete detto cancelleremo le accise al primo Consiglio dei Ministri, oggi in Italia il carburante costa più che in Francia. Sa cosa abbiamo Sa cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo annullato le clausole di salvaguardia che avrebbero aumentato l'IVA e le accise per 12 miliardi di euro. Certo ma che c'è, lo facciamo da 4 anni. Lo facciamo da 4 anni. No, voi le avete sempre rinviate le clausole di salvaguardia. Ma anche voi, Non scherzate. C'è un aspetto fondamentale. Quindi partiamo da questo presupposto. La questione non è solo la procedura. In trasmissione ci sono anche gli altri, glielo ricordo così. Allora, il problema non è solo la procedura di infrazione. Ma qui c'è la Roma, ho parlato anche lei, adesso riparlo. Stava parlando con la maglia, devo dire. Siamo ad Agorà, era solo bravissimo, per ricordare. Ricordiamo che dove stava tutto qui. È un pezzo di paese, per cui c'è anche il sindacato. Devono parlare tutti. Scusate, ma stato bravo, non ha interrotto, ora gli diamo la parola. Rispetto a quello che si diceva prima, i quattro maggiori sindacati francesi non hanno il numero degli iscritti del secondo sindacato italiano, per cui anche questa modalità spesso roboante di lotta non corrisponde a una capacità di costruire confronti sindacali di livello alto. Siamo più bravi noi, voi. Non come faccio a cambio di sicuro tra una situazione e l'altra. No, ma poi per carità, vedere la gente secondo, in piazza con quello che sta succedendo, aspetto, quello che è successo in Francia, il motivo più grosso di scatenamento della rivolta è stato il prezzo sui carburanti, prezzo che in Francia è più basso che rispetto all'Italia. Terzo, se noi continuiamo a parlare della paura della procedura dell'infrazione, mi dispiace che un imprenditore parli così, il tema vero è quello che ci stanno segnalando gli operatori economici. Se abbiamo lo spread che è a 2,90 a 2,80, quelli sono soldi per le famiglie, per chi chiede il soldi in banca. Il mercato torna se si fa un progetto se mi fa paese, finire, sono d'accordo, se mi fa finire, un progetto paese. Ok. Questi, se continuiamo a tenere anche senza procedura di infrazione, stiamo bruciando miliardi delle persone, delle famiglie e delle imprese. Allora, se su questo, se anche lo spread alto fosse perché si sta costruendo un progetto di rilancio industriale, eccetera, eccetera, assolutamente no. Allora, perché nel pezzo della manovra approvata fino adesso non c'è nulla di tutta questa discussione. Io volevo fare un passo avanti, c'è un dato che per uno che ha la pancia così settata sugli umori del popolo non è trascurabile, uno come Salvini intendo, è che è la crescente sfiducia degli italiani in questa manovra. Man mano che si avvicinano le scadenze, anche la propensione a credere a quello che si promette evidentemente cala e cresce la sfiducia nell'effettiva efficacia di questa manovra. Il motivo è semplice e l'ha detto a suo modo anche Romeo prima. Non c'è niente di scritto, non c'è niente di definito. Noi scopriamo pezzi di questi provvedimenti saltellando da una trasmissione all'altra, da una diretta Facebook all'altra, da un tweet all'altro, per scoprire che c'è il Mississippi Navigator o l'incentivo alle aziende perché si sostituiscano ai centri dell'impiego e formino loro le persone. Poi come questo si possa sposare con gli effetti del decreto dignità, che rende ancora più effimera la presenza del lavoratore all'interno dell'azienda, è tutto da vedere. Cioè manca l'idea di dove stiamo andando, di come ci arriveremo e con quali soldi, cosa che in Francia mi pare che abbiano più chiaro. Gennaro, allora facciamo chiarezza sull'ecotassa. Bentivogli, che notizie ha intanto dello stabilimento di Pomigliano? No, innanzitutto riguarda tutti gli stabilimenti, questa che io non chiamerei ecotassa perché sull'ambiente non aggiunge nulla. È un ecoincentivo, dovrebbe essere un ecoincentivo. Spiego perché.
nella trasformazione della mobilità verso l'elettrico, la cosa più semplice da costruire sono le automobili. Le cose più complicate è costruire l'infrastruttura di trasformazione, distribuzione, l'ecosistema per farla funzionare. I governi, questo governo anche, non hanno fatto nulla per la trasformazione, per cui anche chi dice dal 1° gennaio 2019 tutti all'elettrico o all'ibrido non tutelano l'ambiente, perché di fatto provate a chiedere a chi ha un'auto full electric che peripezie deve fare per poter muoversi. Allora, questa cosa è fatta malissimo, perché tra l'altro prevede un malus rispetto a tutte le altre automobili. Io penso alle Euro 6, anche le Euro 6 diesel consuma, emettono pochissimo. C'è dietro questa idea di un ambientalismo modaiolo che però con la tutela dell'ambiente non c'entra nulla. Bisogna costruire degli obiettivi perché siano raggiungibili. Siccome nell'ultimo piano, quello che Manley ci ha presentato il 29 novembre, c'è la completa elettrificazione e ibridazione di tutti i modelli FCA, in 18 mesi ci saranno anche le auto prodotte in Italia. Posso? Di questo elettrica. Tipo. Esatto. Sembra che la Lega abbia detto di voler cancellare la parte malus, che graverebbe ovviamente sulle auto più a basso costo. Ma poi c'è pure una specie di piccolo, perché però bisogna l'emendamento era della Lega, però dicono i 5 esatto. Stelle. La cosa singolare è che l'emendamento non solo l'ha proposto la Lega, ma questo bonus, se rimanesse solo il bonus, bisogna sapere che questo incentivo fiscale, a proposito di sovranismo, andranno alle auto giapponesi e coreane in particolar modo, per cui questo sovranismo cerchiamo di utilizzarlo anche per le questioni forse industriali. Abbiamo anche una grafica sulle emissioni posso che abbiamo dato fuori. Cosa? No, l'ultima cosa, il piano di FCA prevede 5 miliardi FCA, da investire. FCA, FCA? Sì. Sì, no, se me lo dice l'inglese non capisco. Fiat Chrysler Automobiles, okay, insomma. Certo. Sì, sì, no, ma che 5 miliardi tutti da spendere in 3 anni in Italia. Se non viene cancellato questo emendamento, questo piano è carta straccia. Se posso pensare di far cambiare i comportamenti con delle tasse, la cosa più sbagliata che possa esistere. Ah, sì, vediamo il parere di... Questo non è vero. È sbagliatissimo pensare che con una tassa green tax si cambi la mentalità. Bisogna formare e creare le infrastrutture. Abbiamo avuto un esempio. Faccio un esempio molto chiaro. Era uscita la legge, un'ultima trovata, era stata la recente, della sugar tax. Questa cosa in Messico ha provocato un crollo della qualità dei prodotti venduti, quindi assolutamente non facciamo gli errori di usare le tasse per cambiare i comportamenti, sono d'accordo. Va tolto, cioè la copertura per quell'incentivo va fatto, va cercato in un altro modo. Prima di salutare Bentivogli, solo una battuta sulla DM Electron, ci sembra doverosa, cosa è successo? Un'altra azienda? In questi minuti ci sono ragazzi e ragazze fuori dalla loro fabbrica, che è stata... Il presidio è stato sgomberato ieri dalle forze dell'ordine. Cos'è la DM Electron? È una fabbrica friulana, Buia, in provincia di Udine, che produce schede elettroniche. E i camion sono entrati per svuotare tutti i macchinari della fabbrica e stanno andando verso la Romania, dove verrà inaugurata tra pochi giorni la nuova azienda delocalizzata. L'imprenditore è italiano, è 10 anni che ha quell'azienda, ha spiegato, mentre... I ragazzi e le ragazze ieri piangevano perché perdere il lavoro, altro che reddito di cittadinanza, perdere il lavoro si perde veramente tutto, e questo imprenditore friulano ridacchiava guardando i suoi lavoratori piangere appunto di perdere, che stavano perdendo tutto. Ieri sera nell'incontro alla c'è stato un tavolo, no? Ieri sera c'è stato un tavolo e l'imprenditore ha spiegato che i suoi lavoratori non sono professionalizzati abbastanza. Non so se in Romania abbiano invece questi skill così avanzati, ma lui dove era questi 10 anni, dove avrebbe avuto dovere. Il non è di qui preparare. Adesso, non, no, insomma, certo, nel senso. Il tema però. Sicuramente ce ne occuperemo, volevamo occuparcene già oggi, però non sapendo però, del Serena, tavolo. Il tema è uno: siccome ci hanno spiegato col decreto dignità, oltre ai disastri che ha combinato ai ragazzi con contratti a termine, che finivano le delocalizzazioni, a me sembra che siano continuate, anzi ce ne siano sempre di più.